Buona domenica e buon Natale a tutti, il gruppo di Natale. Forse sarebbe stato meglio che questa guerra sarebbe già finita. Forse sarebbe stato meglio vedere un Natale diverso, perché in questi lunghi anni, con queste malattie invisibili, con questo freddo anche in tutto il mondo, tra gli acciai degli Stati Uniti, dal Giappone. In questi anni, da un Covid, da malattie invisibili, da tutto quello che sta succedendo, forse sarebbe ora di ricominciare a capire l'importanza di una vita serena, di una vita di amore, di pace, perché forse ci saremmo aspettati qualcosa d'altro, qualcosa di più, dopo questo lungo periodo di chiusure e restrizioni che ha caratterizzato, diciamo, le due o più annate precedenti. Speravamo forse tante persone come me in una fase di completa rinascita, capace di restituirci gli stessi ritmi e le vecchie dinamiche, a cui tanti di noi ci eravamo abituati. Eppure ad oggi, se non possiamo negare di aver assistito ad una rinascita progressiva, con degli aspetti non di quotidianità, ma in questi anni veramente, con le guerre che sono ancora in corso, con i civili che stanno morendo, con i bambini, con il freddo di 50 gradi sotto zero, la gente che muore di freddo, tra questa stranezza, in questo momento, come sempre ho pensato e come ho sempre ho detto, mi piacerebbe vedere la pace nel mondo, è quella che non c'è mai stata. Solo con chiacchiere, parole, con queste indivisibili strategie di parole sbagliate. Oggi ringrazio tutti coloro che sono nel mio gruppo, che sono con il nostro grande Natale, con una grande speranza di una pace e con una grande speranza di una politica migliore. Preghiamo tutti insieme questa grande Madonna, visto che questa notte ha partorito il bambinello e sono nella mangiatoia in una stalla a Betlemme. Preghiamo tutti per questa pace, per una rinascita e per un grande amore. Ave Regina Sapienza, il Signore ti salvi con tua sorella. La santa e pura semplicità, Signora santa povertà, il Signore ti salvi con tua sorella. La santa umiltà, Signora canta carità, il Signore ti salvi con tua sorella, la santa obbedienza. Santissime virtù, voi tutte salvi il Signore, del quale venite a precedere. Non c'è assolutamente uomo nel mondo intero che possa avere una sola di voi se prima non muore a se stesso. Chi ne ha una e le altre non offende, tutte le possiede, a chi anche una sola ne offende. Non ne possiede nessuna e le offende tutte. E ognuna confonde i vizi e i peccati. Sappiate solamente che la Santa Sapienza confonde Satana e tutte le sue insidie. La paura, santa semplicità, confonde ogni sapienza di questo mondo e la sapienza della carne,
La santa povertà confonde la cupidigia, l'avarizia e le preoccupazioni del secolo presente. La santa umiltà confonde la superbia e tutti gli uomini che sono nel mondo. La santa carità confonde tutte le diaboliche e carnali tentazioni e tutti i timori carnali. La santa obbedienza confonde tutte le volontà corporali e carnali e ogni volontà propria ci tiene il suo corpo mortificato per l'obbedienza allo spirito e per l'obbedienza al proprio fratello. E allora l'uomo è suddito e sottomesso a tutti gli uomini che sono nel mondo e non soltanto ai soli uomini, ma anche a tutte le bestie e alle fiere, così che possiamo fare di lui quello che vogliono, per quanto sarà loro concesso dall'altro del Signore. E io vi ringrazio tutti nella speranza che questo sia veramente l'anteprima di un nuovo mondo, di una nuova pace e che veramente si vada a parlare a Mosca, a Russi, in Russia, con Zelensky, per una grande pace e per una grande umanità nel mondo e nei cuori. Buon Natale a tutti, da Giovanni, Digiuni, Cremona, Pozzaglio, e spero tanto che tante persone arrivino in questo grande gruppo e cominciano a capire, per coloro che veramente parlano, non solo d'amore, ma anche che vorrebbero fare un mondo d'amore per tutti, non un mondo di emigrati, non un mondo di guerra e non un mondo di morte, ma solo di pace. Ciao da Giovanni Digiuni e auguri a tutti, buon Natale.